5 bustoni di indumenti, scarpe, giacche e giacconi per adulti e bambini. Non si tratta della collezione autunno-inverno di qualche negozio di abbigliamento locale, ma una parte della spazzatura raccolta domenica nell'Ansa Sud di Olbia, in zona Mogadiscio, dall'associazione Plastic Free, una iniziativa nata da qualche anno che ha ripulito aree verdi sporcate da incivili e che ha introdotto la pulizia delle aree di prossimità, dove ciascun cittadino dovrebbe provvedere a lasciare pulito il fazzoletto di territorio davanti alla propria abitazione. A Mogadiscio il solito elenco di plastica, cartacce e rifiuti vari abbandonati in una delle zone ambientalmente più pregiate della città. Antonella Sciola, assessora all'ambiente del comune di Olbia. Insomma, come assessore all'ambiente particolarmente contenta per la fruttuosa collaborazione con Plastic Free, che è un'associazione proprio che si occupa di sensibilizzare sia i giovani all'interno delle scuole, ma anche la popolazione in generale. Quest'anno è stato un anno particolarmente interessante perché ha visto la collaborazione, il patrocinio del comune di Olbia per la realizzazione di diversi eventi all'interno dei quartieri olbiesi, sia diciamo, nella parte centrale della città, ma anche nelle varie frazioni, in cui si è coinvolta proprio la popolazione affinché come dire, si ripulisse o si spazzasse veramente la propria pertinenza di casa nella parte esterna, ovviamente, quindi insomma della pubblica via. L'iniziativa di domenica è stata inserita all'interno del programma del meeting del turismo di Olbia, a dimostrazione che ambiente e turismo formano un binomio inscindibile nel segno della tutela e del rispetto per un bene prezioso anche dal punto di vista economico. La giornata di oggi di domenica, che è andata molto bene e che chiaramente rappresenta insomma una di quelle dimostrazioni di come la cittadinanza, quando coinvolta e quando anche, come dire, stimolata, reagisca in maniera sempre molto piacevole.